Parlare di benessere in una situazione come quella attuale può sembrare quantomeno strano. In realtà dobbiamo prendere atto che la disponibilità di informazioni statistiche, anche in questo tempo, è l'elemento imprescindibile, essenziale, attraverso il quale puoi riuscire a conoscere ciò che sta accadendo e valutare anche gli interventi che vengono realizzati. Lo spirito con cui va letto questo contributo del BES è proprio questo, cioè quello di riuscire a fornire a coloro che sono i decisori, coloro che dovranno prendere le decisioni importanti per gestire l'uscita dall'emergenza, fornire la possibilità di avere un quadro di riferimento e degli strumenti che consentano poi il monitoraggio delle azioni che vengono svolte. Il BES compie 10 anni, l'iniziativa risale appunto a 10 anni fa. E nell'arco di questo tempo sono state via via fornite numerose informazioni che hanno segnato un progresso dal punto di vista del benessere, progresso che naturalmente gli ultimi eventi hanno in qualche modo rallentato, se non addirittura invertito. Allora, questi 150 e oltre indicatori che vengono proposti sono un elemento al quale si farà riferimento per poter capire come evolve la situazione, per poter capire come ci saranno interventi efficaci per cercare di contrastare le difficoltà e quindi come uscire da una situazione indubbiamente drammatica. Questa è l'occasione importante per prendere atto del rilievo che assume la statistica e gli strumenti della statistica ufficiale per aiutare a conoscere e a decidere nel modo migliore.